seguici su foodmadeinitaly.eu. Organizzato. L'ultima volta ci siamo visti in montagna dove ti ho fatto un piccolo video con il mio cellulare. Questa volta sono mega organizzata, guarda, sono professionale. Paolo Griffa, Young Chef 2015 San Pellegrino. Senti Paolo, ma quando ti senti veramente libero tu? Nel ruolo di chef, di cuoco, voglio dire. E poi se vuoi dirmi anche quando senti libero come semplice gourmet oppure foodie, allora me lo dici. Però va bene. Nel ruolo di cuoco. Mi sento libero quando utilizzo le frattaglie in genere, perché mi piace conoscerle, scoprirle, farle conoscere, farle riscoprire alle persone. Quindi mi sento libero di poterle usare, spaziare tra gusti e consistenze completamente diverse e di farle conoscere soprattutto, perché ormai molta gente ha perso questa conoscenza. Non sa cosa sono, dice a me che ho scritto un libro sulle frattaglie. Caspita Paolo, è fondamentale questa cosa. Quindi lasciami insomma capire bene, tu ti senti libero quando puoi usare anche gli ingredienti che magari non sono così popolari. Anzi, renderli popolari e farli conoscere alle persone ti dà una libertà emotiva che è enorme, è fantastica, perché fai riscoprire sapori che una volta erano banali, semplicizzati, certo, che adesso invece hanno un valore e farlo conoscere è molto importante. Grazie Paolo, buona grazie fortuna, ciao. Ciao. La forza della libertà è uscire dagli schemi. Quando utilizzo le frattaglie in genere. È un tema difficile da spiegare, soprattutto in termini positivi. Io dico che veramente il sapere è libertà. Quando faccio bene il mio mestiere. La nostra libertà è quella di percorrere una strada ben solida. La cucina la interpreto come piace a me. Essere emancipati dal denaro. E la sicurezza. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.